Giornalismo? Chi ha parlato di giornalismo? Dunque io dovrei parlare di giornalismo, quel nobile giornalismo che persino Mark Twain considerava una branca della letteratura? Beh, no, grazie, come avessi accettato, ma no, vedete, io rispetto a quel giornalismo, io preferisco quell'altro tipo di giornalismo, quel sano e inconsapevole giornalismo di intrattenimento. Come dire, in altre parole, io rispetto al vero giornalismo preferisco il giornalismo conformista, l'infotainment, la cronaca nera o il calcio o un ragionevole misto fra tutte e due. Ecco, è questo che vogliamo, femminicidio e calcio insieme, perfetto. Non più la solita ragazza uccisa a calci dal compagno, ma un calciatore che uccide una ragazza a colpi di gol, perfetto. Perfetto, questo è il giornalismo che ci piace, vogliamo merda, per favore, vogliamo mercificazione, vogliamo mistificazione, vogliamo post-verità e precazzate, perché questo è il giornalismo che ci piace. E lo dico perché, beh, perché io sono un giornalista, uno di quegli spalmatori di lingue sul culo dei forti con i deboli, così da tenersi amici forti e nemici deboli, ma tanto i deboli cosa possono farmi? Voglio dire, sono deboli e perciò, certo, io dunque sarei uno di quei giornalisti tanto per dire, sì, ovviamente sì, e d'altro canto non potrei essere un vero giornalista perché tengo famiglia e anche volendo non potrei, perché io sono cresciuto nella paura, paura di tutto, paura di parlare, paura di scrivere, paura anche solo di respirare qualora il mio respiro fosse di alto respiro. Non so se capite quello che intendo dire. In altre parole, io ho paura di dare qualunque genere di notizia, perché c'è da avere paura di dare qualunque notizia. Date retta a un paranoico, c'è di che avere paura. Io adesso ho paura anche di dare le previsioni del tempo, il meteo. Dico sul serio, non sto scherzando. Ci vuole coraggio oggi per dire che domani piove, perché ti metti contro il governo. Perché se io dico domani piove, la gente pensa piove, governo ladro, e da pensiero nasce pensiero. Ed è un attimo che cominciano a riflettere sul dissesto idrogeologico del paese, capite? Mentre io potrei tranquillamente, ma dico tranquillamente, negare l'evidenza e anche se piove dire ragazzi c'è il sole, queste gocce sono sole, apro l'ombrello sì, ma per ripararmi dal sole. Il sole, governativamente parlando, è un messaggio positivo, di speranza, mentre la pioggia è deprimente. La pioggia ti costringe all'introspezione, a riflettere, a pensare. Dio, quanto sarebbe bella una sana e umanistica depressione. Sono stati abbandonati migliaia, per la precisione 4.000 libri di fronte all'Università di Torino, ed è solo grazie alla buona volontà di allievi e insegnanti se questi libri sono stati salvati dal macero. Ecco, noi possiamo parlare di questa notizia o si offende qualcuno al ministero? Ecco, io dovrei giocarmi tutto questo per cosa? Per il giornalismo? Ok, io sarei un giornalista, d'accordo, ma questo cosa c'entra? Se emergono nuovi fatti relativi alla trattativa fra Stato e mafia, se ne può parlare? O si offende lo Stato? O peggio, si offende la mafia? Il Vaticano ha detto di aver perdonato i Beatles per aver detto nel 1966 che erano più popolari di Gesù. Possiamo parlarne? Posso parlare almeno dei Beatles? O si incazza di Rolling Stones? Ed ora un momento di cultura, di vera cultura, di alta cultura, la pubblicità.